Nonostante la storiografia bolognese del primo Ottocento sia stata così poco clemente nei confronti dell'arte al femminile, ci sono stati molti esempi che hanno dimostrato il contrario, tra i quali Anna Maria Mignani. Le notizie che ci sono pervenute di Anna Maria Mignani sono state tratte dalla biografia composta da Cesare Masini, allora segretario della Pontificia Accademia di Belle Arti. Della sua infanzia non sappiamo molto, soltanto che nacque il 16 febbraio 1786 da genitori di modeste condizioni, dei quali non si sa pressoché nulla, così come non si sa nulla della vita degli altri tre fratelli, Luigi, Luigia e Geltrude. E solo Baldassarre Carrati nelle sue memorie cita Luigia come disegnatrice e singolare ricamatrice. Le prime informazioni che abbiamo sulla famiglia Mignani le abbiamo proprio qui, in via Guido Reni, in questa bella palazzina di stile neoclassico chiamata Casa Viaggi. Ed è proprio qui che, sin da giovane, Anna mostra la sua inclinazione per il disegno e la pittura, tanto da divenire in seguito allieva di uno dei maestri più importanti dell'Accademia Clementina, Jacopo Alessandro Calvi, detto il Sordino. Pur non avendo nessuna traccia dei primi disegni di Anna Maria Mignani, possiamo far iniziare la sua carriera artistica proprio qui, nella chiesa di San Girolamo della Certosa, dove è conservata la sua prima pala d'altare rappresentante San Francesco ed esposta per la prima volta in occasione della festa del perdono di Assisi il 2 agosto del 1809. Siamo qui all'interno della chiesa di San Girolamo della Certosa e in una cappella laterale, su un altare, c'è la bella pala d'altare rappresentante San Francesco d'Assisi, che ragionevolmente viene considerato come il capolavoro di Anna Maria Mignani, ma che si suppone venga realizzata a quattro mani e assieme al suo maestro Jacopo Alessandro Calvi. Qui la stilistica del Calvi riassume perfettamente le lezioni tratte dallo studio costante degli antichi maestri, come Raffaello, i Carracci e naturalmente il divino Guido Reni. È del 1812 questo piccolo gioiello di soggetto profano realizzato da Anna Maria Mignani che rappresenta John Milton con le figlie ed è conservato qui in un locale dei depositi del Museo di Arte Moderna di Bologna. Il quadro rappresenta un momento in cui John Milton ascolta assorto una delle figlie che sta proprio recitando una traccia delle sue poesie. La vita di Anna, da questo momento in poi, si legherà affettivamente con quella di Giambattista Grilli, un giovane di belle speranze che proprio in quel periodo cercava di approdare come insegnante di eloquenza e lingua latina all'università. Nel 1815 celebrarono il loro matrimonio nella vicina chiesa di Santa Maria dei Servi. La seconda abitazione dove la famiglia Grilli Rossi Mignani venne ad abitare è proprio qui in via Oberdan 27. Da questo momento Anna dipinse i lavori più impegnativi in compagnia di Giambattista, assieme al quale godeva di una certa stabilità economica, frutto anche delle sue numerose lezioni impartite a giovani allieve.
Negli anni 20 dell'Ottocento la famiglia Grilli Rossi Mignani si trasferirà nel palazzo alle mie spalle, già di proprietà della famiglia Guidotti Magnani. È del 1819 la bella pala d'altare dipinta da Anna Maria Mignani, conservata nella chiesa di San Marino di Bentivoglio, rappresentante San Michele Arcangelo che appare al vescovo di Siponto e del quale si conserva ancora il cartone preparatorio presso la collezione Cini di Venezia. Il sottoquadro rappresentante il transito di San Giuseppe è conservato presso la chiesa di San Giuliano ed eseguito nel 1824. Esso sembra essere una semplice copia tratta dal ben più famoso quadro di identico soggetto realizzato da Marcantonio Franceschini. Tra il 1820 e il 1827 Anna Maria Mignani realizza un quadro che ritrae Ferdinando VII ed è custodito qui presso il Reale Collegio di Spagna. Una piccola curiosità, sembra che il marito Giambattista fece eseguire il dipinto da Anna per sdebitarsi di un prezioso consiglio datogli dal rettore Simon Rodriguez Laso, il quale lo distolse dalle dimissioni dalla carica di docente universitario. Nel 1825 l'artista realizza un quadro di modeste dimensioni rappresentante Sant'Antonio Abate e Santa Liberata per la chiesa di San Martino in Soverzano di Minervio. Nel 1830 Anna Mignani realizza questa pala d'altare che raffigura San Mauro che risana gli infermi e viene collocato su un altare della chiesa di San Giovanni Battista dei Celestini, qui nel centro di Bologna, e andrà a sostituire un quadro precedente di Antonio Longhi, considerato ormai logoro. Mentre tra il 1833 e il 1836, in occasione del restauro completo della chiesa di San Mamante di Medicina, Anna Mignani realizzerà ben due pale d'altare, un Sant'Isidoro agricoltore e un San Marino diacono. Del 1835 invece è un quadro di modeste dimensioni che raffigurano due sante, e cioè Santa Eurosia e Santa Filomena, conservato presso la chiesa di Santa Maria Annunziata di Vedrana. Sebbene alcune opere di Anna Maria Mignani non siano così facilmente rintracciabili, ulteriori ricerche archivistiche hanno portato alla luce un piccolo quadro che ha per soggetto Santa Filomena. Date le sue dimensioni, si ipotizza che sia nato come sottoquadro e sopra un altare della chiesa di Santa Maria Maggiore. Da questo momento la pittrice, nonostante le numerose commissioni artistiche, si ritroverà ben presto in ristrettezze economiche, causate anche dalla morte del marito, avvenuta a 69 anni nel 1837. Sono di questo periodo la morte di Sant'Andrea Avellino della chiesa di Santa Maria Assunta di Castelfranco Emilia e un San Vincenzo Ferreri della chiesa di San Filippo e Giacomo di Panzano, sempre a Castelfranco Emilia.
e una graziosissima Madonna con il bambino del monastero della Visitazione di Santa Maria a Bologna. Una curiosità, il quadro della morte di Sant'Andrea Avellino è qui associato per la prima volta alla firma di Anna Maria Mignani. Un caso a parte è un disegno della Mignani conservato presso la Fondazione Cini di Venezia, che raffigura una carmelitana scalza. La postura di questa religiosa, in atteggiamento orante, ha fortissime analogie con un olio su tela raffigurante San Margherita in estasi di Jacopo Alessandro Calvi. Attraverso un confronto tra le due opere possiamo notare come siano fortissime le analogie. Unica differenza il braccio destro della santa, il quale nel disegno indica il suo cuore mentre nel dipinto regge una croce aiutato da un angelo. Le condizioni economiche e di salute di Anna Maria Mignani diventeranno talmente precarie tanto da debilitarle anche la vista, così da farle rinunciare a qualsiasi progetto lavorativo futuro. Il giorno di Natale del 1846 Anna Mignani si spegne proprio in questa casa, in via Vesella 18, e verrà tumulata nel cimitero comunale della Certosa assieme all'amato marito Giambattista Grilli Rossi. Studiare ed individuare le opere ancora sconosciute di Anna Maria Mignani è oggi atto fondamentale per dimostrare ancora una volta che le arti decorative non sono mai state e non sono appannaggio dei loro colleghi uomini. Come sappiamo, gli effetti di questa mentalità detrattrice e protratta nel tempo purtroppo hanno indotto a pensare che le creazioni artistiche al femminile siano di qualità e categoria inferiore. Dunque, soltanto riscoprendo le loro opere si potrà riabilitarne anche la loro figura.